C'è la storia della seconda freccia. Qualcuno di voi già conosce la storia della seconda freccia? Allora, diceva Buddha, quando un uomo viene colpito da una freccia, questo genera dolore. E c'è poco da fare, fa parte dell'esperienza di essere vivi. Una certa quota di dolore spetta a tutti noi per il solo fatto di esistere. Qualcosa che ci farà soffrire lungo la strada lo incontreremo. Ma c'è anche da dire che insieme a questa prima freccia di solito ne arriva subito un'altra, che è la lotta della mente contro l'esperienza, nel senso che la mente dice riguardo la prima freccia, ma non dovrebbe esistere, questa cosa non va bene, come posso fare per liberarmene? Ma tutto a me deve succedere, mi è successo già la volta scorsa, succede ancora. Ma ho fatto questo e non ha funzionato, ma allora vuol dire che le cose non funzionano o io non sono adatto, forse perché se è capitato ora ricapiterà sempre, bibu, biba. Ognuno ha i suoi modi per relazionarsi a quello che è il dolore, che aumenta poi la portata di questa prima freccia nella nostra vita, perché non si risolve in questa semplice esperienza dolorosa. Ma a questa si aggiunge tutta una sofferenza autoindotta dalla lotta della mente, che genera sofferenza anche per un periodo più lungo o l'amplifica, oppure, peggio ancora, non ci fa notare i momenti di pausa tra una fitta di dolore e quella successiva, che è un momento di ristoro, per esempio. Quindi, proprio come quando stiamo parlando qui anche del dolore fisico, a volte il dolore fisico noi lo percepiamo come se fosse continuo, che non ci dà mai tregua, ma poi se lo osserviamo davvero attentamente, ci sono momenti in cui è più forte e altri in cui è meno forte, e forse questo momento potrebbe per noi essere di ristoro, ma poiché la mente ci dice ancora questo dolore, ancora perché non se ne va e il corpo si contrae rispetto a tutta questa esperienza, finiamo con l'avere un'esperienza peggiore anche a livello di dolore fisico. Ricordiamoci che il programma MBSR è nato proprio per aiutare i pazienti con dolore cronico e a ridurre quindi quella che era una quota di sofferenza dovuta alla lotta della mente contro l'esperienza, che peggiorava le cose perché aggiungeva tensione e aggiungeva stress. Quindi lo scopo di queste pratiche non è di liberarci del male che la vita ci può portare, ognuno di noi può incontrare la malattia. Ognuno di noi può incontrare qualunque tipo di sofferenza, però possiamo liberarci da questo. O liberarcene completamente, oppure sempre nell'ottica di essere accettanti rispetto ai nostri limiti, avere un po' di seconda freccia, accorgercene per tempo e lasciare che questa sia la lotta della mente e non continui con una proliferazione infinita. Quindi essere attenti vuol dire accorgerci, me ne sto andando. E riporto la mente qua con tutte le pratiche che poi andremo via via a imparare. Mi scusi, Anna. puoi ripetere per piacere la seconda freccia che mi è sfuggito proprio? Scusate. Scusa. Allora, la seconda freccia quindi è la lotta della mente contro l'esperienza. Ah. Quindi è una quota di sofferenza aggiuntiva che la resistenza che noi opponiamo allo sgradevole della vita genera. E quindi noi possiamo riconoscere che funzioniamo in questo modo e quantomeno, diciamo, non indulgere in quelli che sono dei pensieri che peggiorano le cose e che non sono utili per risolverle.